Se sentite la musica in disco in sottofondo, purtroppo non sono io. È la strada sotto di me che da quando c'era Design Week non ha smesso mai di fare la musica tutta la notte fino alle 2. Da martedì, oggi è domenica. Sono appena tornata in teoria dal fuorisalone ed è anche il motivo per cui io non ho fatto. Aspetta, che sono troppo luminosa. Anche il motivo per cui non ho fatto il video di domenica e esce oggi, che è lunedì, perché non sono riuscita assolutamente a vedere il fuorisalone né il salone per il lavoro all'università. Quindi sabato, domenica e venerdì, che erano i giorni liberi, mi sono lanciata e non sono mai più tornata in tempo per fare un video. E oggi sono qui per farvi un velocissimo ma importante ask. Perché oggi festeggiamo i 6 mesi da fuori sede, da vita da sola, insomma, queste cose qua. Perché aprile è il mio mezzo anniversario circa, e volevo fare un ask a tema vivere da soli. Mi avete inviato un sacco di domande su una foto di una settimana e qualcosa fa. Me ne sono raccolte e non ho fatto gli screen, perdonatemi davvero tantissimo. Se riesco a ritrovare lo screen ve lo metto qua sopra, se no vi scrivo la domanda generica. La prima domanda in assoluto è la parte migliore di abitare da soli e la peggiore. Allora, la parte migliore è assolutamente che ti gestisci completamente da solo, che per alcuni potrebbe essere una cosa negativa. Io lo adoro perché io adoro organizzare le cose, sono una patita dell'organizzare le cose, e se posso farlo addirittura con i miei tempi, tra virgolette, è la cosa che preferisco. Quindi sicuramente potersi organizzare per i fatti propri è la mia cosa preferita, mangiare quando si vuole, dormire quando si vuole. Quello è il lato negativo, il fatto che devi pulire tutto tu. Non sembra, ma dover pulire tutto è veramente una noia mortale. Infatti a volte non succede e si accumulano le cose fino a sclerarci sopra, e quello è colpa mia perché sono anche parecchio disordinata. Comunque la parte peggiore del vivere da soli è dover mettere in ordine, assolutamente. E quelle piccole cose che in realtà mi piacciono, tipo fare la spesa, è una cosa che a me piace tantissimo, però a volte non ho proprio il tempo di fare la spesa e quindi sclero perché arrivo a casa e mi rendo conto che non ho da mangiare in frigo e quindi devo per forza uscire e andare a fare la spesa, perché sennò o prendo trasporto e so soldi o non mangio un belino di decente. La seconda domanda che mi era segnata era appunto: cucina in casa o cucina da sport? Cosa mangio di più? Assolutamente cucina in casa. Mangio quasi sempre cucinato in casa da me, anzi a volte mi porto anche il cibo da casa in generale. Devo dire che mi diverto abbastanza a cucinarmi da sola. Raramente cucino, cioè ordino da mangiare a casa. Se lo faccio è perché ho proprio voglia del naan indiano, che purtroppo non è assolutamente in zona da me, tipo lontanissimo, però me lo portano lo stesso, e quindi se ho voglia di naan, cheese naan, che è la cosa, un dono degli dèi, la cosa più buona di questo pianeta, allora me ne ordino tipo 6 e vai malora tutto. Oppure la cosa che mi piace fare di più in assoluto è mangiare fuori, perché Milano ha un sacco di posti bellissimi e se devo mangiare o ordinarmi da mangiare, lo so che sono prezzi nettamente diversi, ma preferisco tutta la vita mangiare fuori. In tantissimi mi avete chiesto: ho paura di stare in casa da sola. Sì e no, nel senso che è ovvio avere paura di stare in casa da soli, anzi io ho le forbici sul comodino. Non so se si vedono, ma stanno lì sempre ogni notte, perché non si sa mai. C'è la paura di restare in casa da soli, soprattutto la notte, però in compenso io sono sempre stata abituata a stare da sola, perché anche quando ero più piccola magari rimanevo in casa da sola mese o per qualche periodo, e quindi mi sono piano piano abituata a vivere da sola, tra virgolette, e anche a gestire la paura dello stare da soli in casa. E comunque la fortuna del abitare a Milano è che i monolocali costano tantissimo e la metratura è piccolissima, quindi controllare tutta la casa ci metto un istante. La quarta domanda più fatta era: consigli per trovare casa a Milano? Non ce n'è, ragazzi, non ce n'è, è un incubo a occhi aperti. Ho visto oggi un articolo, non mi ricordo dove, delle classifiche delle città più care in Italia per gli studenti universitari, e Milano era ovviamente al primo posto per affitti, dove la media era 650 euro per una stanza. Stanza media, tra l'altro, cioè la media. E io posso confermarvelo, Milano è carissima, ridicolmente cara. Non ci sono modi per evitare questa cosa, a meno che voi non conosciate qualcuno di Milano che vi trovi in affitto tipo da portinaia, se no dovete pagarvi anche l'agenzia, che è parecchio cara. Veramente gli unici consigli che posso darvi è: contattate qualcuno di Milano che conoscete, nato a Milano, cresciuto a Milano, per le zone migliori, e una volta cerchiate quelle da evitare,
Scegliete il punto dove è via più comodo vivere, magari l'università, e poi allargatevi a seconda del prezzo, della fascia di prezzo che potete spendere. Perché ovviamente più si va distanti, più il prezzo diminuisce, bisogna andare parecchio distanti a volte per vedere un prezzo umano. Però se vi può consolare, i mezzi di Milano sono ottimi, l'abbonamento ai mezzi costa pochissimo, quindi si può fare anche quello, assolutamente non ci sono particolari problemi. E appunto, se no avere una botta di culo con gli affitti, perché io quando io abitavo a Genova vedevo delle classiche botte di culo di appartamenti, monolocali, stanze a pochissimo in zone ottime che duravano un'ora. Quindi anche avere magari una settimana da posizionarsi a Milano e vedere tutti gli affitti, soprattutto se siete gli sgoccioli, può essere un'idea, anche se è stressante come la morte. Io sono la persona sbagliata a cui chiedere consiglio perché non mi è andata benissimo. Quindi, la cosa che vi voglio dire sull'alimentazione è che Milano ha il sito di Milano Blu, che ti dice la composizione della tua acqua. La mia acqua, volevo berla dal rubinetto, ma ha un sapore veramente strano, poco gradevole. Mi sono chiesta cosa ci fosse in questa benedetta acqua. Da Milano Blu è uscito questo qua, che gli unici valori fuori termine sono questi tre qui. Io non so cosa vogliono dire. Ditemi se la mia acqua è potabile, nel senso che potrei addirittura berne al posto dell'acqua in bottiglia, oppure se è meglio di no, perché magari il calcio è troppo alto, robe del genere. Io non le capisco. So che il gusto della mia acqua fa schifo, vorrei capire se è perché sarebbe meglio non berla effettivamente sempre, tutti i giorni, tanta, oppure se è una roba normale, sono io che non capisco i dati. Una domanda che mi è stata fatta molto carina è: quando hai iniziato a sentire casa tua, che me l'ha fatta Nocturnal Blaze, che è Sara, che saluto. Ho sentito casa mia, e ho anche sentito un livello di tensione scendere meravigliosamente quando ho trovato lavoro, e oltre ad aver trovato lavoro e un'altra serie di elementi, ho deciso di rimanere in questa casa qua, che è sicuramente molto molto cara. No, non immaginatevi cifre astronomiche. Per me è cara già la stanza da 600 euro, perché a Genova i prezzi non sono minimamente così, ma poi bisogna adattarsi alla visione di Milano. Cioè, comunque la casa è cara dove abito io, e se non avessi trovato lavoro non avrei continuato imperterrita a cercare una sostituzione più economica, anche se mi trovo veramente bene in questa casa e mi spingono, barra spingevano, perché ormai ho deciso di restare, di rimanere qui perché è sicura, perché conosciamo il mio proprietario di casa, perché è in una buona posizione per mille motivi anche privati. Quindi la mia priorità era o cambiare casa con una meno cara, o trovare un lavoro e riuscire a pagarmela completamente da sola. E adesso posso pagarmela completamente da sola e sono molto molto contenta, sperando che questo mio status possa continuare a lungo, perché non è detto. Però lo stress del dover cercare casa ogni giorno era tantissimo e non mi sentivo mai a casa, non facevo mai nulla, perché ogni volta dicevo tanto adesso cambio casa, tanto adesso cambio casa. Ogni volta le case avevano qualcosa che non andava. Ho visto tre case di fila senza lavatrice. Casa mia, e soprattutto mi sono sentita tranquilla quando ho deciso di rimanere qui almeno per quest'anno. Facciamo così, almeno per quest'anno sicuro, e quindi da un mesetto circa. Tantissimi di voi mi avete chiesto ricette salva cena, perché ogni tanto vi faccio storie su Instagram su quello che mangio, tutti mi chiedete cos'è. Allora, ho fatto il mio primo What I Eat in a Week, ve lo lascio qua sotto e qua sopra e qua sotto in descrizione, con appunto tutta una settimana di ricette dalla colazione alla cena, sperando che vi possa essere utile. Visto che vi è piaciuto tantissimo, rifarò un'altra edizione prima o poi. Una domanda molto interessante è se ho mai paura di sentirmi male fisicamente. In realtà no, per due motivi. Uno è che proprio vicino a casa ho una farmacia aperta 24 ore su 24, e ciò, a parte farmi stare molto tranquilla, cioè, nel senso, se sto male e non ho qualche medicinale, so che è proprio qua sotto, qua vicino, quindi non è così problematico. Mentre ad esempio a Genova la prima farmacia era parecchio parecchio distante da prendere la macchina, e se stai male non è il massimo. E nel caso di stare veramente, ma veramente male, certo, non è contento nessuno, ma chiamerei sicuramente ambulanza, guardia medica, barra. Ho la fortuna enorme che i miei genitori e la mia famiglia sta comunque vicino a me. Nel senso, non si parla di prendere aerei né treni, si può venire in macchina e in 2 ore sono qui,
Quindi se ci fosse qualcosa di veramente ma veramente grave, potrei chiamarli in casi estremi. Due domande interessanti molto simili è, una ragazza mi fa notare che le persone che vivono da sole tengono sempre acceso Netflix o degli audio, e un'altra ragazza mi aveva chiesto come evitare i momenti di sconforto. Assolutamente, le due cose coincidono abbastanza, nel senso che anch'io tengo sempre acceso YouTube, Netflix o qualunque altra cosa che faccia voci umane, perché mi dà appunto, mi tiene compagnia, a meno che io non stia leggendo, e nei momenti di sconforto si possono fare queste due cose qua. Io o mi guardo appunto qualcosa, gestisco la mia giornata riempendola di suoni, o faccio i miei hobby, i miei impegni, oppure vado a scoprire dei posti nuovi che non ho mai preso in considerazione della mia città nuova, che Milano, per quanto a primo impatto non possa sembrare incredibile, ho scoperto dei posti veramente adorabili, bellissimi, in cui non vedevo l'ora di portare i miei amici di Genova. Quindi sì, io ti consiglio di uscire nei momenti di sconforto e renderti conto che anche la tua nuova città ha dei posti che possono diventare tuoi, oppure chiuderti in casa e fare Netflix and chill con dei burriti. Quello funziona sempre. La lontananza dal cane, non me ne parlare perché piango, perché Osvaldo non lo capisce quando me ne vado, e quando prendo il treno e torno a casa io non ci sono e lui piange. Ce l'ho fatta, la lontananza dal cane è la cosa peggiore, ragazzi, più di qualunque altra cosa. È terrificante. Io non so come facciano quelli dall'altro oceano che non li vedono per anni, perché io quando mi fanno la videochiamata del cane mi sento male come quando mi fanno la videochiamata con la nonna. Cioè, nonna e cane sono le cose che mancano di più in assoluto, sempre. Una bellissima domanda è: confronti tra la vecchia e la nuova vita e tra Milano e Genova. Per quanto Milano sia incredibile, perché l'unico aggettivo per descrivere Milano, soprattutto dopo il fuori salone, è incredibile. È una città viva che ti permette di avere i tuoi spazi, nel senso di anche poter stare in casa e farti i fatti tuoi. Anzi, Milano è una città che potresti anche vivere in casa se volessi, perché puoi gestirla in qualunque modo. Ma soprattutto Milano ha il tuo spazio, nel senso che offre opportunità e eventi per tutti i gusti. Quindi qualunque cosa vi piaccia o qualunque sia il vostro interesse, troverete sicuramente qualcosa di inerente a Milano, e soprattutto di inerente dove potrete conoscere persone che vivono in quell'ambiente. Non potete capire quante persone particolari e importanti tra virgolette ho incontrato a Milano, a eventi di cose che mi interessavano a tema. Quindi sicuramente Milano è una città che gira, anche solo come offerte di lavoro, come proposte, come possibilità lavorative è imbattibile. Anche come dinamicità, i mezzi, la quantità di cose da vedere ce n'è tanta, ed è molto bella per i suoi lati. Io ne ho scoperta già una buona parte e ho trovato dei posti molto molto carini che spero di farvi vedere prima o poi in un video. Sicuramente è varia, Milano è varia ed è una cosa splendida. Trovo che la città non sia questo granché a livello estetico, purtroppo, nel senso, Milano ha delle bellissime perle, però venendo da una città come Genova, che è la meraviglia fatta città, è al mare, che quindi non può vincere Milano, mi dispiace davvero tanto ai milanesi che mi stanno guardando, capitemi, al mare Genova, ha la vista perché ha il mare, ma qua sopra i monti, ha la possibilità di andare in alcuni dei posti più belli del mondo a un'ora di treno, come le Cinque Terre, Camogli, Portofino. Io a Pasqua in mezz'ora di treno neanche ero a Portofino, a Punta Chiappa, un posto splendido, oppure Camogli, cioè ragazzi, capitemi. A parte che il mio collegamento col mare è indivisibile, indissolubile, e anche se siamo distanti io so che appartengo al mare e a una città di mare, quindi ovviamente Milano non potrà mai scindere questo legame che ho con Genova, e se potessi tornare a Genova sicuramente lo farei. Purtroppo la mia carriera di vita lavorativa è a Milano, chiaramente, almeno i primi anni, però io tornerei a Genova. Quanto Genova poi sia piena di difetti, ma tipo una pila infinita, a livello soprattutto di vita, perché a livello di bellezza estetica Genova è imbattibile, ma a livello di praticità invece le piglia praticamente da tutti. Quindi capite bene che sono proprio due città gli antipodi su quasi tutti i fronti, e è difficilissimo decidere chi è meglio e chi è peggio, dipende da che tipo di vita volete fare voi, che tipo di vita preferite. Rapporti vecchi e nuovi, come fare a gestirli? Hai perso quelli di Genova? Fortunatamente no. Di Genova mi manca, anche perché lì avevo costruito una vita perfettamente bella, avevo delle amicizie belle, un rapporto bello, un rapporto con i miei genitori, con la mia famiglia splendido, delle tradizioni, delle quotidianità che io amavo,
e non farle più mi traumatizza ogni volta. Questi rapporti non si sono rovinati, il problema è gestire il tempo perché ho questa enorme fortuna, non fraintendetemi, di poter tornare i weekend, anche tutti i weekend se volessi. Il problema è che dare un giorno praticamente, perché poi il venerdì sera si arriva, la domenica sera si torna, un giorno a tutte le persone a cui vuoi bene è impossibile. Quindi bisogna fare delle selezioni, gestire gli appuntamenti. No, questo weekend non posso così. E quello un po' deteriora e un po' fa soffrire principalmente me. Però devo dire che si può fare, i rapporti si mantengono assolutamente. E mentre i nuovi, secondo me, sono più facili, a parte che non ci siete, magari se siete come me, se no, se ci siete sabato e domenica, i nuovi rapporti sono molto facili da coltivare. Cioè, tutta la settimana è dedicata alle nuove amicizie, quindi non dimenticatevele e coltivatevele perché sono molto importanti per sentirsi a casa in un'altra città. Con questo direi che ho toccato tutti i punti che mi avete chiesto. Se avete altre domande, lasciatemele qua sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!